In attesa della ripartenza ufficiale dei campionati dilettantistici, lo stadio Fortunati si sta rifacendo il look. Sfruttando lo stop forzato a causa della lunga emergenza sanitaria, il comune di Pavia ha messo infatti in campo una serie di interventi attesi da tempo e mai realizzati, a cominciare da un manto erboso che non ha nulla da invidiare ora a quelli della Serie A. Noi intanto però non abbiamo, siamo andati avanti a manutenere lo stadio, a fare i lavori necessari per lo stadio. Io ho pubblicato anche nei giorni scorsi sui social alcune foto della situazione dello stadio. Il manto erboso è bellissimo, abbiamo ricevuto i complimenti anche di chi ci ha lavorato ultimamente, che ha fatto opere di manutenzione. Mi dicono gli esperti che qualora dovesse iniziare il campionato il terreno sarebbe in perfette condizioni, addirittura qualcuno si è azzardato a dire che abbiamo un campo del calcio che per quanto riguarda il manto erboso è pari a quello dei campi di calcio dei professionisti, ma io dico non soltanto per il manto ma anche per tutta la struttura. La nostra è una bella struttura, adesso stanno per iniziare i lavori per la ristrutturazione di alcune parti ammalorate e appena riprenderà il campionato noi saremo pronti ad accogliere le sfide dell'Academy, le sfide del Pavia. Ma i lavori, come documentato dalle nostre telecamere nei mesi scorsi, hanno riguardato anche il vicino campo Mascherpa, lasciato in pessime condizioni dalla gestione targata cinese. Sì, il Mascherpa era un campo che non poteva essere utilizzato, nel senso che il Mascherpa è un campo in sintetico che abbiamo ereditato in situazioni disastrose, lasciatoci in eredità dalla precedente gestione, quella dei cinesi per intenderci, e l'abbiamo sistemato in modo tale da renderlo utilizzabile per l'attività sportiva di base, quindi per i ragazzini e per le partite tra amatori, la classica partita tra amici. Purtroppo non può essere omologato per le gare ufficiali, che prevedono appunto la presenza del direttore di gara, perché lì il costo che avremmo dovuto affrontare sarebbe stato molto elevato. In questo periodo ci siamo limitati a renderlo appunto usufruibile da parte degli appassionati. Abbiamo rifatto il manto in sintetico e anche lì è stato fatto un ottimo lavoro, è stato un po' ristretto il campo, le dimensioni del campo si sono accorciate per consentire di poter usufruire anche dei vari scoli, che addirittura, cioè, chi ha fatto i lavori ha trovato delle situazioni che ha definito così, imbarazzanti. Sono stati fatti i lavori, vabbè, tanti anni fa, non so chi li abbia fatti, adesso però abbiamo un campo davvero che può essere utilizzato ed è a disposizione.